Ricordo che quando ero piccolo mi pesava pregare il rosario, perché vedevo questa preghiera come qualcosa di ripetitivo, di noioso. E ora dobbiamo dire 50 Ave Marie, nel frattempo che passano. Ma invece il tempo, ma anche lo studio e l'esperienza, soprattutto di persone oranti, mi ha portato poi a valorizzare questa preghiera. E l'esempio di Padre Pio per me è stato fondamentale, perché poi studiando i suoi scritti, la sua vita, e lì ti rendi conto come la preghiera del rosario non era per lui una recita meccanica. Padre Pio non diceva un solo rosario al giorno, né diceva una infinità. Ci rendevamo conto che in quella preghiera c'era tutto il mistero di Cristo e c'era tutto il mistero dell'uomo. Difatti, noi nella preghiera del rosario abbiamo i misteri gaudiosi, i misteri dolorosi, i misteri della luce e i misteri gloriosi. Questi misteri non sono una invenzione, ma questi sono misteri profondamente ancorati e che emergono dai Vangeli. E in tutti questi misteri noi vediamo, meditiamo, riflettiamo sul mistero dell'incarnazione di Gesù, sulla vita di Gesù, sul suo dolore, sulla sua passione, sulla sua resurrezione, sul dono dello Spirito Santo. Cioè in questo mistero, nei misteri del rosario vi è tutto. La verità di fede, della nostra fede, vi è tutto il Vangelo. Ma nello stesso tempo, perché una preghiera possa essere vera, così come Gesù ci ha insegnato, basta leggere il Vangelo di Luca e le parabole sulla preghiera del Vangelo di Luca, che ci si rende conto che la preghiera, Gesù ha insegnato una preghiera che nasce e che si realizza nella quotidianità e nella storia della vita delle persone. Ci si rende conto che poi in questa preghiera del rosario vi è anche la nostra quotidianità, vi è il nostro dolore, vi sono le nostre speranze, vi sono le nostre attese, vi è la nostra gioia, vi è la nostra tristezza, vi sono i lutti, vi sono le malattie, vi sono anche, ecco, le gioie di una nascita di un bambino, di un amore realizzato, di un matrimonio, di una consacrazione religiosa. Vi sono gioie e speranze della nostra vita e della nostra esistenza. E di conseguenza il rosario è una preghiera che il grande Giovanni Paolo II diceva che il rosario è la semplice preghiera che batte il ritmo della vita umana. Quindi, quando recitiamo il rosario, noi battiamo il ritmo della nostra vita e della nostra esistenza. Noi ci vediamo domani. Padre Pio ti vuol dritto al cuore. Ciao a tutti!